Rosy Bindi, Pierluigi Bersani, Gianni Cuperlo, figure storiche del Partito Democratico. Matteo Renzi, presidente del Consiglio e segretario del PD, ha deciso di rimuoverli dalla Commissione Affari Costituzionali, quella che sta esaminando la nuova legge elettorale, il cosiddetto Italicum. Ma non sono gli unici. Fra i 10 sostituiti c'è anche Enzo Lattuca, 27 anni, ricercatore in diritto costituzionale, il più giovane parlamentare della 17ª legislatura, il rottamato che non ti aspetti. Io non mi sento rottamato né epurato dalla Commissione, credo che sia successa una cosa molto significativa dal punto di vista politico, perché se si arriva al punto di sostituire 10 membri su 24 del proprio gruppo in Commissione, evidentemente qualcosa non ha funzionato nel coinvolgimento e nella condivisione delle scelte sulla legge elettorale. Lattuca non ha dubbi su quali siano le pecche dell'Italicum. Io credo che i punti deboli siano due mancate risposte a ciò che la Corte Costituzionale ha detto, ovvero la possibilità dei cittadini di scegliere davvero liberamente i propri rappresentanti e la sproporzione potenziale del premio di maggioranza. I 10 deputati dissidenti contestano infatti 100 capilista bloccati, scelti dalle segreterie nazionali come nel Porcellum, e il 55% dei seggi attribuiti al partito vincente, troppi, soprattutto per un sistema a doppio turno. Non esiste alcun paese nel mondo che prevede una legge elettorale per l'elezione del Parlamento in cui viene garantita al primo partito al 100%, a prescindere da quella che è la disposizione dei voti al primo turno, di avere la maggioranza assoluta. Un problema che il deputato romagnolo ha posto anche a Roberto Dalimonte, politologo e consulente di Matteo Renzi sull'Italicum. Dalimonte ha risposto che con questo sistema di fatto si introduce l'elezione diretta del Presidente del Consiglio. Devo dire che questa risposta mi ha molto colpito, perché stiamo trattando anche della riforma costituzionale e si è sempre detto che la forma di governo sarebbe rimasta una forma di governo parlamentare. Premio da ridurre e possibilità di scegliere, un tema che Lattuca sente particolarmente sensibile. Basta guardare il suo sito con l'omaggio a Fabrizio De André. Un chiaro invito ai giovani a tornare a occuparsi di politica, ma non solo. Una citazione che mi aiuta anche oggi nella mia attività di parlamentare, perché anche qui credo che piuttosto che farsi in qualche modo coinvolgere da dinamiche o di correnti, di componenti che sono basate sulle persone, la cosa migliore da fare sia scegliere secondo le proprie convenzioni. Nonostante la giovane età, Lattuca ha un'esperienza decennale in politica. Ha cominciato giovanissimo sui banchi di scuola del liceo scientifico Righi, nella sua Cesena. Cosa è rimasto di quel rappresentante d'istituto del liceo Righi nel deputato di oggi? Ma è rimasto lo stesso spirito, la voglia di mettersi a disposizione, di cercare di contribuire a cambiare la realtà in cui si vive. Allora era il liceo, oggi è il paese, di cambiare appunto la realtà nel segno di alcuni valori che sono rimasti fortunatamente gli stessi, ovvero l'uguaglianza, la giustizia sociale, la libertà, i diritti che sono scritti nella prima parte della nostra Costituzione. E si ritrovano oggi nel gruppo parlamentare del PD? Io credo che l'ispirazione sia quella. Mi batto perché non ci si allontani troppo da quelli che sono e devono rimanere i nostri fari.